Nicolò Tatum era una funzionaria della Rai, è molto brava, molto intuitiva e appassionata di cartoni animati. No, vero tanto! Questi convegni dove si comprano i film o le serie televisive, ha avuto l'intuizione di vedere questo cartone animato e di comprarlo perché le sembrava interessante. Ma allora si usava il magnetico, c'era la scena, colonna, tutto sul. Non c'erano tutte le cose di oggi, no? Tutto digitale. Quindi c'era la pellicola col taglio degli anelli, tutto quanto. Abbiamo vinto! E tra l'altro Nicoletta Tatum negli anni 60 era la funzionaria che inventò o comunque insomma curava una trasmissione che si chiamava Gli Eroi di Cartone e presentava delle chicche tipo i cartoni dei Puffi in bianco e nero, Asterix, i cartoni mari dei Peanuts, delle cose che poi non sono più viste in TV. Devo farcela! La doppiamo alla Phone Room, proprio davanti al Palazzo Malaspina dove io ero ospite, qui a via Maria Cristina, dove si doppiava i più grandi film. È stato fatto alla Phone Room, non era un appalto della Phone Room, ma di Rocca Secca, un ormai non c'è più. Era un committente del doppiaggio, aveva vissuto questa casa di doppiaggio che si chiamava EDC, e aveva così delle cosette che era fuori dal mercato usuale del doppiaggio. Era questa piccola casa di doppiaggio gli capitò questa serie di cartoni e quindi fu lui a creare il cast. Bravo, devo dire, lo devo ricordare già che era nominato non solo con simpatia ma quasi con affetto, una persona deliziosa. Una persona che faceva i dialoghi normalmente e poi cominciò a fare anche delle direzioni di queste cose che lui adattava. Nei primi tempi fu Annibale Roccasecca che dirigeva Goldberg. Ed era una persona sul piano umano particolarmente dolce, sensibile, gradevole, tranquilla. Roccasecca arrivava con le pizze, con tutta la roba, noi aspettavamo al bar perché lui le tagliava, le preparava e le portava e noi le facevamo. Sembrava una cosa, una catena di montaggio, lui portava la roba, noi stavamo lì alla Phone Room ad aspettare perché andavano subito in onda, sono arrivati ed è stato un successo tale che hanno fatto dopo la prima serie subito l'altra. E la prima serie la Phone Room, poi le successive a uno stabilimento che si chiamava Santini. E invece i film di montaggio vennero doppiati a uno stabilimento che si chiamava all'epoca President, da un'altra zona di Roma. Non so perché. Pronti a entrare in azione? Il primo contatto con i giapponesi eravamo tutti, almeno io, un pochino meravigliata, sorpresa. Venivamo, io avevo fatto appena i primi della famiglia Adams, i cartoni. I cartoni animati giapponesi sono totalmente diversi da tutto quello che noi eravamo abituati dall'infanzia, dall'adolescenza a doppiare. Mi ricordo personalmente che a me all'inizio Goldrick non mi piaceva granché, a parte che li vedevo in bianco e nero. E quindi mi ricordo che andavo sempre fuori dalla sala quando avevo la pausa a vedere o il film porno al piano di sopra, il doppiaggio del film porno, oppure altri telefilm, insomma. Fu un impatto piuttosto strano, particolare, poi avevo questa streghina, quella del cervello, non incontrei che. E poi arrivai alla Regina Indica più o meno con gli stessi compagni di lavoro, mi sembra. Ma invece poi vedendolo in TV a colori è cominciato a piacere, anche perché poi ho visto che comunque erano cartoni innovativi e quindi ho cominciato ad appassionarmi e mi è piaciuto molto anche doppiarlo. Quindi eravamo proprio come fratelli, anche con Giorgio Locuratolo, insomma. È stata una serie divertente di cartoni. Era un mondo per noi completamente nuovo, però interessante. E crudele anche, quindi comunque i ragazzini ameranno tanto queste cose e poi fu un esploit di amore per questo mondo dei cartoni giapponesi. Disintegratori! Accidenta! Poi l'invenzione è stata nostra, alla barda spaziale! Maglio rotante, doppio maglio perforante! Perché in originale si sentiva solo perché loro davano un ordine e facevano si schiacciavano un bottone. Missili galattici! Però noi dovevamo dire maglio rotante, tin. Cioè era brutto. Allora abbiamo provato a farlo urlando, no? Missili ciclonici! Quindi ci mettevamo a 20 metri dal microfono, cacciavamo questi urli alla Phone Room. Doppia la barda spaziale! Lame rotanti! Raggio ciclonico! Disintegratori! Missili perforanti! Raggio antigravità! Lama neutronica! Alla barda spaziale! Raggi ultracosmici! Missile dirompente! Buono spaziale!
dentro queste sale sembravamo matti, perché, però poi sono diventati la moda di quegli anni, perché tutti i ragazzini urlavano maglio rotante alla barda spaziale, alla barda spaziale. Ci avrei un episodio da raccontarti di un professionista, un vecchio dentista molto alla pace a Roma, che quando ha sentito che io ero Goldrick a una cena, a un certo momento dice: io quando avevo una mia giovane amante e gli andavo incontro per fare l'amore gridando alla barda spaziale. E la serata, che era tutta in punta di forchetta, è andata. Attarus, vendicherò la morte di mio figlio! Tu e Rubina siete condannati all'infelicità! Muori, cane! C'è un UFO! Stavolta c'è davvero! Arrivano gli spaziali! Avanti, UFO! Atterrate qui, senza paura! Attarus, siamo in pericolo, vieni! Abbiamo bisogno di te! Io ero un po' Goldrick, perché giravo con il capello lungo, anche se non ero così di tendenze, così capelloni, diciamo, però all'epoca usava. Beh, la voce di Romano in quel periodo era chiaramente la voce dell'eroe, perché i timbri di Romano erano molto, molto giusti per fare la parte eroica. Goldrick, muori! Insomma, con gli stivali, le cose, poi ero un tipo solitario, e quindi non a caso, e anche perché forse avevo una voce giusta. Non posso confidare a nessuno il mio segreto. Ci incontrammo una mattina a un turno e lui cominciava, non sapeva fare il doppiaggio, perché se non cominciava non poteva imparare. Certo. E allora capì che io lo facevo da ragazzina e mi disse: ma mi dai una mano, di cui ti preoccupare? Cioè, sono qui io, gli davo i polpettini sulla spalla per cominciare, io un po', lui lo ricorda sempre, gli ho un po' insegnato a doppiare, ho avuto questo piacere. Venusia, emetti la frequenza disturbo. Ricevuto! È il massimo, il principe proprio del doppiaggio, è un personaggio fuori da ogni schema, cioè uno che lo riconosci subito, Romano è unico. Ha un suo modo di essere presente, devo dire. Il grande Romano Malaspina, che era divertente e simpatico allora come lo è adesso. Sempre professionale, molto, molto. E a me molto, molto simpatico. A parte che è bravissimo un doppiatore e purtroppo poco valorizzato. Trovo che umanamente sia una persona buona, una persona intelligente, dal carattere difficile, ma questo può essere anche un pregio. Io quando davo gli ordini militari ero micidiale, no? Come se ti ricordi, no? Buono spaziale! Poi invece anche il personaggio Actarus era molto romantico nella vita, ed è la mia personalità. Io nella vita sono molto romantico, non lo dico per... Appunto, dopo 25 anni da quanto lo conosco, continuo a lavorarci veramente molto bene con Romano. In ogni occasione mi sono trovato sempre bene. Un bravissimo attore, una voce straordinaria, una voce proprio eccezionale. Non ti stancare, ho un conto personale con il fanfarone che comanda il mondo. Io mi ricordo che Giorgio, all'epoca di Goldrick, frequentava l'università, quindi era giovane e bello, ma credo che per Giorgio fu una delle primissime cose che ha doppiato Goldrick. Con Golda, che è stato la mia grande... il primo grosso personaggio che ho fatto anche nei cartoni animati. Non c'è dubbio, è di origine extraterrestre. Ma era un caro ragazzo, meridionale, buono, buon carattere. Bravo Alcor! È una persona anche lui molto, molto semplice, molto gradevole, molto dolce. È un compagno di lavoro che è sempre a disposizione dei colleghi. Actarus! Straordinaria persona, molto giovane. Parliamo di un altro giovane, Giorgio Albolato l'ha fatto anche molto teatro. Infatti anche con Haroldo Thierry. Certo. Alcor, insegui i missili che non riusciamo a intercettare. Stai tranquillo, non ce ne sfuggirà neanche uno. Era tenero, giovane, molto carino, una persona anche umanamente molto molto carina. 25 anni di lavori insieme, praticamente stavo più con loro che a casa. Venusia, presto, alla mia sinistra! Ricevuto! Missili ciclonici! Era sempre, di solito Venusia era sempre con grandi problemi di terrore, di pericolo. Attento, attento!
e poi quando si sentiva un po' confortata da Actarus, e poi si tranquillizzava e anche lei partecipava, insomma, a tutto quanto, guidava l'astronave, si dava da fare, insomma, diventava anche un pochino maschietto, diciamo. Actarus, ritorniamo alla base! Sì, è meglio! Ma era una persona molto, molto carina, anzi è stata la prima che mi ha aiutato molti anni fa, perché io quando sono venuto dalla Toscana, il doppiaggio, il teatro, non sapevo, lei mi dava i colpi quando dovevo iniziare a... Quindi ho un caro ricordo di lei, insomma. Rosalinda me la ricordo anche in teatro. Ehi, Venusia, si salutano gli altri prima di tuo padre, eh? Poi l'ho incontrata al doppiaggio diverse volte. Sono una persona che stimo molto. Oh, Actarus, vieni qui. C'era praticamente questa rincorsa dietro questo amore sognato che si sperava sempre si concretizzasse, ma... Spero di rivederti presto, Actarus. Diciamo che un po' c'era e non c'era, era un po' come le onde del mare. Mi aggancio. Bene! Con lei ho fatto tantissimi lavori, per cui ho dei ricordi bellissimi legati a lei, gli Scooby-Doo abbiamo fatto insieme. Lava neutronica! Abbiamo fatto anche delle altre cose, dove quella del vichingo, come diamine si chiamava? Vicky, il vichingo, c'ero anch'io, lei era Vicky, il vichingo mi sembra che lo faceva lei in quel periodo, vero? Perché era un'inframmezzata, era la figlia degli Adams, vedi che ci ritrovavamo sempre. Arriva Lupo! Armando l'ho richiamato quando ho fatto la direzione di doppiaggio di Chiutiani, e perché praticamente il personaggio della fare è identico a Riegel. È un attore eccezionale, è un caratterista eccezionale. Se fosse in un altro paese europeo sarebbe portato in palmo di mano. Ma quello sono io! E l'abbiamo chiamato dicendo: ma chissà se ancora fa doppiaggio, se ancora è bravo davanti al leggio. Ah, che seccatrice! Non solo è strepitoso, ha la stessa identica voce. Banta, se ti ripesco nel mio ranch ti scotello e ti scortico vivo. Armando è un bravissimo caratterista. Beh, esaminiamo un po' questo tuo disco. Ti disegna e ti colora un personaggio in maniera indimenticabile. Ti piace? È il mio nuovo puledrino, che ne dici? Questa mezz'otta è un cartone animato. Lui è nato cartone animato. Pensa che c'è questa R arrotata. Ah, non ci riesco! Che dice: ma tu vuoi fare doppiaggio con questa R? Eppure sì, ci è riuscito a farlo. Io l'ho conosciuto bambino, che credo proprio in Gold Drake. Ogni tanto, siccome mi ha chiesto di fare delle cose con lui, le ho fatte volentieri, perché è una persona simpatica. Ehi, due dischi volanti! Ah. Avevo circa 12-13 anni, perché era il 76. Mi ero bimbo. Lavora molto bene, attento. Come direttore, insomma, bisogna essere un po' speciale, non bisogna tirare troppo. Era un bambino quando l'ho conosciuto. Ah, ci ha visto, ma non ci ha neanche salutato. Sono affezionatissimo, perché lui, oltre a essere un grande artista, che ha fatto del suo difetto un pregio, cioè è diventato una caratteristica bellissima. Io mi divertivo, insomma, stavo bene con lui, ma un po' con tutti, perché era un bimbo. Poi tutti quanti con me avevano un atteggiamento paterno o fraterno. Comunque noi siamo qui per applaudirlo, chiaro? Ho avuto il piacere di dirigerlo, per esempio, in tutte le serie dei Lamù. Doppiavo la protagonista, questa Lamù, ma ho fatto tutta la direzione di doppiaggio. Mazzotta molto simpatico, aveva fatto già mio figlio con la famiglia Adams. Mazzotta simpatico, simpaticissimo, con lui ho lavorato parecchio, perché fa anche la direzione. In questo momento dove sta? Actarus, ritorna! Actarus! Poi è un grande artista, lui è un grandissimo disegnatore, un fumettista straordinario, secondo me. Lui dipinge queste cose, di caricature e tutto, ci piaceva vedere, ce le faceva anche a noi in quei giorni lì, quando lavoravamo, carino. Non ti dimenticheremo mai, Actarus! Actarus! È grazie a Gold che mi sono fatto le ossa e sono diventato, insomma, un po' più abile nel doppiaggio, un po' di più. È così, Gandalf. Tu devi soccombere perché sei più debole di Goldrake. Anna Teresa, la cattiva della serie, è anche quella che aveva sempre un po' di tono quando parlava. Andrete a far compagnia al ministro Zuri. Ogni tanto qualcuno mi chiede dei cartoni, perché poi sono rimasti quelli mitici. E poi ho fatto tantissime altre cose, insomma, altri cattivi
in cartoni animati, con la regione mica in gig, sì. Esatto. Non dire sciocchezze, Gandalf! E c'è un mondo che con Mia Meraviglia li ama moltissimo, cioè forse più di quanto li amo io. Bellissima voce. Chiederò la pace ai terrestri. Faceva i personaggi, quei personaggi di cattive, di ascinose che poi ti trascinano alla rovina. Queste. Era la mamma della famiglia Addams, Morticia. A Napoli, mi pare che lei fosse presente in una serie televisiva. Anche lei è una di quelle che viene dal teatro, quindi una grandissima professionista. Facevamo tutte le settimane una serie di scene da commedie shakespeariane. Ah, Carlo Reali è una carissima e gentilissima persona dell'Alta Italia, credo di Verona. Abbiamo fatto insieme tutta un ridoppiaggio di una serie di Robin Hood. Che fa molto teatro, grazie a Dio, creato lui, fa anche delle belle commedie musicali. Mi è piaciuto vederla nella piccola bottega degli orrori, dove faceva un protagonista in maniera egregia, sa cantare e ballare. Carlo era è quello che poi è diventato, amava cantare. Ogni momento che ci si fermava, lui cominciava anche a cantare. E io sono cattivo, sempre cattivo. Che vuoi fare? Non ho una voce da buono, così è. Non posso che dire bene, perché veramente lo trovo un attore completo, simpatico e molto bravo, veramente. È tutto troppo tranquillo, dobbiamo stare in guardia. Questa calma improvvisa può nascondere una brutta sorpresa. Ah, Enzo Zamuto è un ragazzo siciliano con cui mi sono scontrato varie volte. Un po' per motivi politici, un po'. Però è un ragazzo in gamba, insomma. Ecco mio figlio Actarus. Actarus, ti presento Alcor, collaborerà con me al centro. Uno dei colleghi che amo di più perché è una persona... E Alcor viene dal centro spaziale della California. Fortunato. E ha quest'aria così un po' austera, no? Così, però poi è un uomo dolcissimo, secondo me. E quel birbante di Mizza? Io birbante! Ma nel 72 io ho già conosciuto Elio perché abbiamo fatto, come attori, uno sceneggiato insieme che si chiamava Qui Squadra Mobile con la regia di Anton Giulio Maiano. E poi non ci siamo più visti. E poi siamo rivisti anni dopo, insomma. C'è anche Venusia, sua figlia, è molto graziosa. Spiritoso, molto spiritoso, quindi insomma c'è sempre un'occasione per scherzare, per dire due battute. Poi successivamente alla direzione di doppiaggio venne Willy Moser. Hai intenzione di litigare? Smettila o ti faccio volare io, altro che disco! Era un ragazzo pieno di vita, siamo stati a Torino insieme alla radio a lavorare al doppiaggio. Con Adriana Parrella abbiamo fatto una serie radiofonica. È vero, sono qui per farti i miei auguri. Willy ho un bel ricordo perché sono lui comunque a valorizzarmi. Mi chiamava spesso, era un bravissimo direttore di doppiaggio. Mi manca moltissimo, ogni tanto mi torna in mente, lo penso perché proprio... Alcor! Alcor! Lui mi voleva veramente bene perché io ero giovane e... quindi inesperto all'inizio, mi ha aiutato moltissimo, era una persona che appunto anche lui veniva dal teatro, ha lavorato con tutti i grandi del teatro e aveva una preparazione professionale e artistica enorme. È morto prematuramente, ma era molto dolce, era molto buono ed era anche molto bravo in certe caratterizzazioni, non so, nella rana, quando faceva la rana, le cose. Non so se vi ricordate Kermit, nel Muppet Show era straordinario, cioè aveva una voce... Lasciami in pace, non fare lo spiritoso! Aveva cominciato così come attore, come doppiatore, e poi ho visto che pian piano si era ingegnato, era diventato, era cresciuto anche come persona, faceva il direttore, faceva il... Ho imparato grazie a lui. Mi ascolti, Alcor? Parla pure. Se ti sei calmato, vorrei riprendere il discorso di prima. Liliana Sorrentino è eccezionale. Anche il fratello è anche un bravo direttore. Ma lei è proprio eccezionale. Ce ne sono altri. A ore 10. Non riusciremo a fermarli tutti. Ci vediamo ancora molto e abbiamo fatto tantissime cose, dai Saranno Famosi, agli Happy Days. Ok, Alcor, come vuoi. Anche lì lunghe collaborazioni, perché è stata anche mia figlia in un'altra serie che era Casa Lorenz. E io facevo già le mamme, pensa tu, perché la mia voce era piuttosto tonda. Missili perforanti! Bravissime! Ma sicuramente con Liliana ho ricordi di guardarci un'altra serie di cartoni che è Pollon, dove lei faceva Pollon e io doppiavo Eros. E lì vabbè, siamo divertiti tantissimo, ogni tanto ci rivediamo, ricordiamo i vecchi tempi. Liliana, deliziosa persona e
una cuoca straordinaria, ogni tanto mi dà delle ricette allo zio, ed è una bravissima doppiatrice, che è la sorella di Sorrentino, di Claudio. Di Claudio, di Claudio, che è quello che ha doppiato dei personaggi meravigliosi. Non è ancora detta l'ultima parola, la forza della disperazione mi farà vincere, riuscirò a uccidere Goldrake! Ah, Germano Longo, una bellissima voce, che in fondo non ha avuto la fortuna che si meritava. Ti ucciderò, Goldrake! Abbiamo litigato spesso, sì. Sta zitta e lasciami pensare, la fortuna sarà dalla mia stavolta! E Germano era stato il mio compagno, il mio marito praticamente nella famiglia Adams, e lui era abbastanza surreale secondo me, aveva questa vena molto inglese. Un po' perché ero bimbo, un po' perché comunque era un altro settore del doppiaggio, anche con lui insomma ci si vedeva poco. Ho una missione da compiere per l'impero di Vega e non indietreggio di fronte a nulla. Aldo Barberito, sì, me lo ricordo, è una persona deliziosa, un romanaccio, bellissima persona, una bellissima figura, una persona dolcissima, buona. Allora Goldrake, che cosa decidi di fare? Hai vinto i Dargos. È una bellissima voce. È una persona molto remissiva nel senso buono, non, cioè non debole, insomma, ecco, sì, lo ricordo con tanto affetto, veramente. Sono ai tuoi ordini, mia signora. Sì, sì, era un ottimo attore, lui anche veniva dal teatro. Avevamo lavorato anche in televisione con Aldo, molte cose in quel periodo. Ci sono alcuni personaggi, come Mario Milita, che sono dei vecchi romani veramente eccezionali. Sono tutti professionisti, ecco, per esempio Aldo e alcuni altri della stessa età di Aldo, che credo che in America avrebbero avuto un successo strepitoso, avrebbero gareggiato almeno per gli Oscar dei non protagonisti, perché loro erano già legati ai caratteri e tutto. Io, Re Vega, distruggerò te e la terra, Goldrake, fuoco! Gino adesso un bel po' che non fa doppiaggio, e sono molti anni che non lo vedo. Ricordo che Gino fece anche lo zio di Hazard. Dai, attento Azzurri, è l'ultima possibilità che ti do. Ecco, lui ha fatto tanto doppiaggio, tantissimo. Noi abbiamo fatto una serie di 350 telefilm, La strana coppia. Però lui ha sempre fatto, purtroppo per lui, i cattivi, ma non che fosse cattivo, lui era, anche lui era una persona molto carina, solo che aveva questo vocione, e quindi... Siete degli netti, non posso contare su di voi. Era predestinato a fare i cattivi, adesso comincio a fare anch'io molti cattivi, perché man mano che la voce si ingrossa, allora ti appioppano tutti i cattivi. E tu, Zurich, non hai consigli per il tuo sovrano? Veniva spessissimo a fare dei caratteri, non era l'antagonista. Sono dei caratteri? Sì, ho già di caratteri. L'antagonista era Vittorio Di Prima. Creò parecchia polemica in Italia, polemica perché l'associazione dei consumatori, dei ragazzi, dicevano che questi telefilm incitavano alla violenza ai bambini. Ma secondo me le critiche forse allora erano giustificate o forse ingiustificate, era talmente una novità, talmente... Io non penso che siano molto meno violente di tanti altri che vanno adesso. Ecco. C'era l'introduzione di una particolare violenza, che non è soltanto la violenza fisica in sé, ma era uno snaturare quello che è un tipo qualsiasi di vita sociale che fosse accettabile. In Goldrake questo mi pare che non ci fosse. Ora tu devi sapere che il Parlamento italiano, che io detesto, scusa se te lo dico, ha fatto un'interpellanza parlamentare perché diceva che Goldrake era troppo estremista e era fascista. Poi la parola fascista, sai, tutti hanno mangiato con l'antifascismo, per cui a me già dà fastidio. Ecco, il problema è stato che credo che un paio di bambini abbiano tentato di buttarsi dall'armadio per evitare un robot. Ecco, c'era la notizia sul giornale, quindi c'era lo scandalo, i bambini, la mente deviata, ma non era così. Un ragazzo che si vede in una situazione del genere e si immagina di essere Goldrake, a me preoccupava, devo dire. Molti giornalisti, l'effetto un forobocco, non c'è. 25 anni fa nessuno dei bambini si sconvolgeva, è diventato un crudele assassino, non è successo nulla, la violenza è stata per tutto. Era una violenza che faceva sognare, non era una violenza che insegnava la violenza. Non ci poteva essere un'imitazione della violenza. Io
si diceva horror, quelle cose che sono violente in seconda lettura, che sono più... Per te è finita, esploderai con la mia astronave! Comunque c'era una violenza strisciante, sottintesa a tutti gli episodi, e ho cominciato a staccarmi da queste cose. E infatti più una lancia che trancia, dicendo meno delle cose, insomma. Non mi sembrava estremamente violento. Io lo assolverei e continuerei a assolverlo. A questo punto non potrebbe anche censurare dei giornali, cioè non si può censurare le cose. Si tratta solamente tutt'al più di porre anche alternative, nel senso di far capire a 360 gradi dove è la violenza, dove non è, quando c'è la violenza perché c'è. Può darsi che questa sia un niente per l'espressione di un lavoro di qualcun altro, di autori, eccetera, che è un po' forzato, può darsi. Mi colpì questo fatto di questo atto parlamentare, perché io le lettere che ricevevo erano molto tenere, fiorellini, poesie, telefonate meravigliose, quindi si vede che ai bambini non dava questo carattere di violenza. Tutta questa violenza, a parte che non c'era, e comunque anche quando c'era, per tornare al discorso di prima dei cartoni giapponesi, c'era un perché. Goldrake, sì, certo, combatteva perché era costretto, ma poi appunto poi si struggeva, era un romantico Arcturus, quindi comunque uno vedeva solo la violenza, ma invece c'era anche molta poesia in Goldrake. Rientro! Quando si crea un mito come Goldrake, perché è un mito, non perché l'ho fatto io, ma me ne sono accorto dopo 20 anni che è stato un mito per intere generazioni. Goldrake è un personaggio che comunque è rimasto nella memoria di tutti i ragazzi, i trentenni. Qualche anno fa ci fu lo sciopero degli studenti e l'inno degli studenti in piazza degli studenti di Upolobo. C'è una grande incertezza a livello governativo, a livello ministeriale. Per i ragazzi ci sono i punti fermi, poi rimangono pochi. Alla fine, come dice l'articolo, la barda spaziale è un punto fermo. Dopo 20 anni ho capito che quando dico Goldrake la gente si emoziona. La gente quasi... C'è un ragazzo che mi aspetta fuori di casa con le lacrime agli occhi. Mi rubano la spina, c'ha le mie cose. Cioè, come mai? Per altri cartoni non è successo questo. Quando dico che ho doppiato Alcor in Goldrake, cioè, capito, tutti si illuminano, quindi, cioè, viene annullato tutto quanto, anche cose belle, però perché questo è rimasto nel collettivo di tanti ragazzi, perché ha aiutato proprio, ha fatto volare e sognare un sacco di ragazzi in quel periodo. Loro, da bambini, 8-9 anni, andavano a dormire sognando Goldrake, di essere Goldrake. Io sognavo di essere Robin Hood, loro sono di essere Goldrake. Il futuro della Terra è nelle mie mani. Insomma, io quando dico Goldrake la gente quasi piange. Ma perché? Ma piange di tenerezza. Beh, Goldrake è stata teoricamente una serie innovativa. Insomma, non dico una cosa nuova. Ha aperto il là per i cartoni giapponesi e anche per un modo di tradurre, solo per un modo di raccontare... raccontare certi episodi, certe situazioni. Che poi lo vedevano anche politici. Durante i primi anni di Goldrake, io ho scoperto che c'era della gente che andava a casa a vedersi Goldrake, ma gente di una certa età. Lavoro da 50 anni con Francesco Lucia. A metà del concerto, ormai da 10 anni, noi cantiamo un po'. Cioè il pubblico, questo pubblico di Lucini giovanile, dai 20 ai 25 30 anni, ci chiede a gran voce a metà del concerto che io eseguo oppure me. So, prendo un taxi anni fa, il tassista, a lei non ci ricordo. Potrebbero approfittare della nostra assenza per attaccarla. Politici che ho conosciuto recentemente a delle cene, delle cose, categorie sociali, medici di alto livello. Ah, l'altro giorno vado alla Standard, vado a comprare del pesce, e gli dico al ragazzo, scusi, ma questo nasetto, 32 anni, ma lei è la voce di Gold. Dico, porca miseria, dico, ma lei c'ha un orecchio eccezionale. Il bello del film giapponese è quello che rispetto a Disney finalmente abbiamo visto che le persone che soffrono, odiano, litigano, non ci sta proprio la struttura come nei film Disney per esempio, o anche nella Warner, buoni e cattivi. Se vogliamo anche gli invasori di Vega, per tornare a Goldrake, erano comunque la loro ragion d'essere, perché comunque c'è stato il loro pianeta che si stava morendo, quindi comunque gli serviva
un posto dove andare a vivere. Quindi, se vogliamo, c'è una giustificazione a loro essere cattivi. Sì, che poi dopo sulla scena di Goldrake hanno fatto tanti, o ne hanno fatti moltissimi di cartoni, però il primo amore non si scorda mai, se si niente. Goldrake, addio per sempre!